Ciao. Va bene. Adesso è il momento di ascoltare Francesco Boccia, cantautore. Francesco esordisce a 18 anni, entrando direttamente nel cast di Domenica Inn. Erano gli anni 95-96. Nel 2001 Francesco approda al Festival di Sanremo con la canzone Turu Turu Turu, di cui è autore, e si piazza al terzo posto, pensate, nelle classifiche popolari sia italiane che straniere. Ad oggi la canzone, tradotta in varie lingue, ha superato i 2 milioni di copie vendute. Francesco Boccia! Vieni qua! Ha detto tutto, ci ha mancato, diciamo, il sigillo pontificio. Sì. Il suo manager all'epoca, una certa signora o signorina, si chiamava, si chiama Caterina Caselli. Si mi spiego. Ce la vuoi sentire questa canzone? Certo. Prego, Francesco Boccia! Francesco Boccia! Grazie! Oggi un turu 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 nella testa che fa turu 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 e non mi passa. Lo fa sempre quando esci un po' da solo ed io resto pressappoco dove sono. Se potessi fermerei i tuoi passi in un momento per scoprire dove sei, se mi stai portando dentro. Meno male che tra noi sta nascendo un sentimento che fa turu 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 tu. Io vorrei chiamarti ma non ho una scusa, e hai sbagliato a darmi il numero di casa. Non riesco a immaginarti tutta sola, che peccato che non te l'ho detto ancora. Che non sto mangiando più, che non vedo più gli amici, che mi manchi solo tu, le tue mani, i tuoi sorrisi. Ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso, non ci arrenderemo mai, fino a che sarà successo, ti innamorerai. Dovessi attendere altri 2 secondi, ti allontanerai. Questo turu 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 tu, se c'è ancora turu turu nella testa, è perché se ti innamori quello resta. Per non chiedermi cos'è questo vuoto nella mente, perché sei vicino a me anche quando sei distante. Troveremo dentro noi qualche cosa di importante, con un turu 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 turu, questo turu 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 nella testa che ci prende come un gioco fatto apposta. Da domani scoprirai che rimane solamente turu 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 tu. Sì, sì. E dove sta? Come? Complimenti Francesco. Grazie mille. Boccia, va bene, bravo. Adelante, ti veniamo a trovare a teatro. Forza Napoli. Adelante, sempre adelante, Francesco, adelante. Alla prossima. Ciao. C'è qualche notizia veloce che vi leggo, che è questa: il PM Cammarotta ha chiesto il rinvio a giudizio di Lavezzi, il Pocio, accusato di lesioni dopo una lite per motivi di viabilità. Insomma, poi il Napoli vuole il talento del Brescia. Io non lo conosco bene. Si chiama El Kadouri, è una trattativa secondo alcuni osservatori in fase avanzata. Domenica contro il Siena. Francesco, attenzione, perché contro il Siena che può succedere? C'è l'arciere che... L'arciere...
Il nostro ex centravanti. Io andavo a Manfredonia, andavo a San Benedetto, sì. A Frosinone, dicevo tanto già lo so, segna Calaiò. Mo sta là. Mi sembra che tra l'altro Calaiò ha sposato una napoletana, sì. Una pomerese, sì. Se non vado errato. Insomma, sicuramente speriamo che le sue frecce questa volta le terrà conservate. Io sono assolutamente positivo. Sentivo prima Mazzarri, ma insomma è un pareggio. Abbiamo una squadra assolutamente tra le prime d'Europa. Abbiamo un allenatore che io ritengo un professionista di grossissimo spessore. Abbiamo la possibilità finalmente di poter scegliere. Prima insomma noi facevamo veramente la conta tra i giocatori. Ora abbiamo sa di poter scegliere Pandev anziché Lavezzi. Ritengo che forse Zeman, forse qualcun altro, assolutamente posto di Campagnaro, sì. Questa difesa sì. Va registrata troppi sì, defianze. Aspetta che c'è qualcuno, ci dà proprio un sì. Consiglio pratico. C'è, guarda, il nostro incursore. Senti? Raffaele Piccirillo, sì. Che ci scrive: non capisco tutta questa euforia e speranza nei confronti degli obiettivi raggiungibili, sì. Del Napoli. La difesa fa acqua nella parte centrale con enorme sacrificio dei due terzini. Mi viene una domanda da rivolgere ai nostri ospiti in studio: con tutti i milioni di euro spesi dal nostro presidente